arrabbiata con me. Tu sei arrabbiata? È l'ora del make-up! Ciao ragazzi, siamo Chloe e Tani. Forse vi sembriamo un po' diverse oggi, ma è perché non abbiamo il nostro make-up super glamour. E questo perché oggi ci truccheremo proprio qui insieme a voi. Con Rainbow Surprise! Make-up Surprise! Guarda, sembrano dei rossetti giganti. Già, e sono super scintillanti. Ok, che colore scegli? Scelta difficile. Prenderò il rossetto rosa. Ottima scelta. Io invece prenderò... quello viola! Sì, quello viola. Ci sono più di 10 sorprese da collezionare. Mi chiedo che cosa troverò in questo. Scopriamolo subito! Ah, la confezione è davvero carina! Sì, è vero! Ehi, Chloe, qui ci sei anche tu! Quel giorno avevo un make-up stupendo! Sono d'accordo! E ci sono più di 15 rossetti da collezionare! È incredibile! Li voglio tutti quanti! No, anch'io! Ok, passiamo all'unboxing! Non sto più nella pelle! Pronti? Partenza! Unbox! È stato super divertente! Guarda come luccicano! Apriamo la parte inferiore. Wow! Guarda! I pacchettini! Sono super scintillanti e adoro questo colore! Voglio vedere cosa c'è qui! Perle profumate! Sono curiosissima! Chissà cosa contiene! Ci sono anche le polverine per lo slime! Un lip gloss e un cucchiaino! Ok, voglio vedere che lip gloss abbiamo trovato! Apriamoli! Wow! È turchese! Molto carino! Mi piace un sacco! Sono sicura che ti starà benissimo! Grazie! Ok, vediamo cosa ho trovato io! Non ci credo! Wow! Ho trovato quello rosa! Io adoro il rosa! È davvero favoloso! Ok, non vedo l'ora di provarlo! Vuoi metterlo prima tu? Certo! Bene, apriamo subito il tappo! E spremiamo leggermente il tubetto. Sporgiamo le labbra e lo stendiamo. Prima lo metto sul labbro inferiore. È rosa bubblegum! E voilà! Stai benissimo! Ok, io lo proverò prima sulla mano per vedere meglio il colore. Carino! Ne prendo un pochino e lo spalmo sulla... Wow! È davvero bellissimo! Molto carino! E ci sono anche i brillantini! Ora lo metto sulle labbra. Ne spremo un pochino sul dito e poi lo applico. Ti sta benissimo! Adoro questo colore e anche i brillantini! Le nostre labbra sono scintillanti! Super scintillanti! Ok, andiamo avanti! Sì, sono curiosissima! Guarda! Wow, date un'occhiata qui! Possiamo spingere fuori il rossetto e toglierlo! Tani, ci sono altre sorprese! Oh, non posso crederci! Chissà cosa c'è qui! Ok, apriamoli! È rosa! Oh, è il misurino! Sai cosa significa? Sì, slime! Guarda, il mio è dorato! Che carino! Wow! Sono elettrizzata! Cos'altro c'è qui? Ho trovato un unicorno arcobaleno! Oh, e guarda qua! Ha le alette! Sì, è anche un corno luccicante! Che carino! Mi piace un sacco, è coloratissimo! Io ho trovato una scimmietta! È così dolce! È una scimmietta con un corno da unicorno! Chissà quale ombretto contiene! Non saprei, scopriamolo! È un ombretto rosa! Fa pandan con il tuo lip gloss! Andiamo a cercare i loro nomi! Buona idea! L'hai trovato? Il suo nome è Monkey Around. Che carino! Super carino! Il mio unicorno fa parte dello Starlings Club. Ah, fantastico! E il suo nome è Head in the Clouds. Allora proviamo i nostri ombretti? Certo che sì! Vediamo un po'. Ok, io di solito metto l'ombretto usando l'anulare. Ne metto un pochino sul polpastrello e poi lo picchietto delicatamente sulle palpebre di Chloe. Oh, wow, lo adoro! È iridescente! Ah, che bello! Sta splendidamente con il tuo outfit di oggi! Grazie! E adesso tocca a te! Oh sì, fa pure! Ok, io faccio la stessa cosa. Ne metto un po' sul dito
E poi lo stendo sulle tue palpebre. Wow, è così rosa e luccicante! E potete metterne quanto ne volete. È stupendo! Finito! Stai benissimo! Sta bene anche con il mio outfit. Ovvio. È perfetto. Ok, torniamo a noi. La parte sopra del rossetto serve per lo slime. Wow! Dunque, prima spingiamo qui. E poi capovolgiamo il contenitore. È perfetto per creare uno slime. Direi che è tutto pronto. Slime time! Cominciamo con la nostra polverina per lo slime. E adesso dobbiamo riempire d'acqua il nostro misurino fino alla linea. Ecco fatto. Grazie. Ferma! Ah. Poi lo riempiamo di nuovo. Perfetto! Adesso mettiamo il coperchio con il portachiavi e ci assicuriamo di chiuderlo per bene. Ecco fatto! E ora lo agitiamo! Non resta che lasciarlo riposare per 10 minuti. Per così tanto! Già! Dopo 10 minuti possiamo vedere com'è venuto il nostro slime. Sì! Oh, guarda! Wow! È bianco! Ma adesso passeremo alla fase di makeover! Da cosa vuoi iniziare? Userò il mio lip gloss! Ottima idea! Io userò l'ombretto, il che significa che mi serve un cucchiaino! Decisamente! Vediamo di che colore è! Rosa! Oh. Lo monto in questo modo. Ta-da! Il mio slime passerà da bianco... A rosa! È il momento di impastarlo! Wow, è un colore fantastico! Ora provo con il mio. Prendo un pochino di ombretto. Sarà super carino! Però non troppo poco, voglio che l'azzurro sia bello intenso. Se usate anche voi l'ombretto, dovete lavorarlo bene. Già. Bisogna fare attenzione a romperne tutti i pezzettini. Ve ne troverete un po' attaccato alle mani, ma è normale. Ma che bel colore! No, è quasi pronto! È venuto blu artico! E il mio invece è più rosa bubblegum! Tira! No, wow! Wow! Attenzione! Dopo che i trucchi toccano lo slime, non metteteli più a contatto con il viso per nessun motivo. Ehi, ti va di aggiungere le perle profumate agli slime? Sì, bella idea! Sono elettrizzata! Non l'abbiamo mai fatto prima! No! Proviamo subito! Che forza! Wow! Guarda che belle! Profumano di cocco! Le mie invece... direi arancia! Oh, è vero! Ora prendiamo i nostri cucchiaini glitterati, recuperiamo le perle. Dobbiamo assicurarci di non far cadere il liquido, altrimenti lo slime diventerà troppo viscido. Poi, sempre con il nostro cucchiaino, rompiamo per bene tutte le perle. È divertente! Squish, squish! Wow! No, no! Quanti brillantini! Wow. Ancora un pochino. Super cool. È super glitterato. Oh, il mio slime diventerà stupendo. Wow. Mi piace tantissimo questo viola. Wow. Il mio preferito. Non vedo l'ora di scoprire il risultato finale. Ha un profumo buonissimo. Sei pronta a mischiare tutto? Sì. Si sente tantissimo il profumo di cocco. Sì, è vero. Sembra quasi un frullato di cocco e arancia. Hai ragione.
Ci sono ben 16 adorabili personaggi e contenitori rossetto da collezionare. In ognuno trovate un lip gloss e un ombretto di diversi colori e anche le perle profumate. E il rossetto diventa un portachiavi per avere lo slime sempre con noi. Grazie per aver guardato questo makeover nostro e del nostro slime. E ricordate, a volte gli amici litigano. È vero. Ma va bene così, l'importante è... Fare pace! Ciao!